dunque? Questo sticker non è di Ryoji. Sì, è proprio quello. Porta il suo simbolo. Guardate, c'è un codice a barre. Provo a scansionarlo con il telefono. Ok. Una cosa tra queste non è come le altre. Qual è la cosa che non c'entra? La E? 1, 2, 3, 4, 5. Manca il 6, il 7, 8 e 9. Il 9? Ok, inserisci la risposta e... Eh? Siete proprio ottusi. È sbagliato? Provate di nuovo, zettogrammi. No. Eh no, io ho pensato al 9 perché non c'era il cerchio. Allora l'1. L'1, sì, per forza. Ho capito, il triangolo è l'unico simbolo da solo. Diamo la risposta? Ok, sono stato stupido io in realtà. Avevo visto solo un cerchio. Avevamo ragione, a quanto pare. Una delle cifre è hashtag. Annotalo per il futuro. Sono davvero contento che tu sia qui per annotare tutto, boss. Capisco. Va bene, allora. Ok, abbiamo trovato il ramen ghiotto, spuntini da vicolo, l'ingresso di un edificio giallo e un'osi coperta di verde. È vero, possiamo passare anche di qui adesso, vediamo. Come butta, frate? Ci lasceresti passare? Certamente, dopo che avrete fatto quello che vi chiedo. La mia missione per voi è... sconfiggere quello? Dai, sconfiggere questi rumori. Buona fortuna, sfigati come siete, ne avrete bisogno. Andiamo? Sì, siamo pronti. Così mi piacete, preparatevi. Vai, combattiamo. Siamo a livello 14, secondo me siamo leggermente sopra il livello consigliato. Ci sono anche i lupetti. Madonna mia, ti sfondo a craniate ora. Aia, che dolore magistrale. E lo sapevo. Bastardo. Preso. Ti sarebbe piaciuto scappare, eh? Madonna mia, ti sfondo. Niente, non abbiamo nessuno che può attaccare questo giro. Forza, Nagi. Madonna mia, che combinazione incredibile che gli ho tirato giù. Certo, mi sono fatto colpire un po' troppo questo giro. Mi sono fatto effettivamente colpire troppo. Mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. Tiger Punks è salito di livello, ottimo. Beh, non era difficile, dai, erano solo 3 nemici. Niente male per un branco di nabbi. Barriera eliminata, potete passare. Un branco di nabbi. Fulmini e saeteo che lampi e colpi bersagli ai nemici circostanti, possibile dare una leggera scossa al nemico. Bello. Allora, chi può usarla? Solo Fret. Perché solo Fret può fare le cose da sparo? Io comunque cambierei l'abilità di Rindo, perché non mi sembra faccia molto danno, eh. Però le altre che abbiamo non sono forti come questa. Oh, quella deve essere l'oasi coperta di verde. Vediamo, ci sono 3 negozi e il tizio sta continuando a seguirci. Forse è la mia immaginazione. No, no, ti sta proprio seguendo. Hey there. Oh, bel posto. Non penso che piacerà. Vabbè, invece, pensavo molto peggio. Questo piace a Minamimoto. Lo sapevo. A Fret gli piace tutto. È inutile stare a cercare cosa gli può piacere o meno. A lui va bene qualsiasi cosa. Dai, mangiate. Così siete belli contenti. A me fa ridere lei che ogni volta spara il my laser. Vediamo il negozio. Oh, bel posto.
Un'altra bomba a tempo, eh. Però questa c'ha le catene. Oh, che figo. Mette giù una bomba che però incatena i nemici. Questa non è male, anzi, dai, la compro giusto anche per farti girare un po' l'economia. Bello, fratello. Aumenta il tasso di trovamenti di 1. Assolutamente, dammelo. Aumenta la difesa se lo indossa Fred. Va bene. Quando Nagi lo indossa, il tasso di trovamento aumenta di 5. Tutto tuo, Nagi. Allora, quindi per Fred gli scarpini, che però non ha abbastanza stile per poterli attivare per il momento. Immagino stessa cosa per Nagi. 170, ecco. Però intanto iniziamo a darglielo. Ci serve aumentare un bel po' lo stile. Fammi vedere una cosa, ecco. Queste sono le statistiche individuali. Però ci sono anche delle statistiche di squadra. Questo vuol dire che magari alcuni potenziamenti valgono per tutti una volta che li sblocchi. Vorrei però intanto provarla la spilla nuova, questa qui elettrica, giusto un po' anche per vedere come se la cava. Comunque a Nagi io proverei a cambiare questa spilla. Proverei a cambiargliela. Anche se in realtà fa meno danno, c'è scritto. Però se lo carichiamo al massimo in teoria è più forte. E si evolve anche, quindi. Però l'indizio dovrebbe trovarsi qua vicino, giusto? Eccolo qua, infatti. È un altro dei codici della barra di Ryoji, sembra un quiz. Mi spiacerebbe dirmi chi è questo Ryoji di cui parlate. Non ne sono a conoscenza. Sappiamo solo che è una specie di tuttofare. E che per rintracciarlo ci tocca fargli tutto. Sì, tutto questo è evidente. Beh, non è evidente il motivo per cui lo stiamo facendo. Cioè, perché Suzuki ci tiene tanto che diamo una mano a questo tizio? E perché non ci aiuta? È strano, vero? Abbastanza, ma penso che ci convenga concentrarci su questa roba. Ok, A uguale 1, C uguale 3, D uguale 4, G... Sembra una sorta di codice. Se segue l'ordine alfabetico, la G è il 7. Se seguiamo lo schema, la risposta dovrebbe essere 7. How come? Aspetta, come fai a saperlo? Beh, credo proprio che sia giusta, ma se mi sbagliassi... Aspetta un secondo. Ehi, Swallow, puoi darmi una mano? Certo, che c'è? Guarda qui, la risposta è 7, giusto? Dammi un secondo. Mi sembra giusto, sembra un codice basato sull'ordine alfabetico. Come pensavo, grazie. Di niente, è per quel gioco a cui stai giocando? Sì, volevo essere sicuro che fosse giusto. Aiuto dall'esterno! Ad ogni lettera corrisponde un numero in base all'alfabeto. Capisco. Cos'hai capito? Dammi una mano, ragazzi. A è 1, B è 2, C è 3 e così continua, quindi la G è 7. Oh, oh, ma certo, ha senso. Adesso ho capito. Presta una bilirinda, inserite la risposta. 7 era giusto, e una delle cifre è 3. E questo lo chiamo un indizio. E dai, abbiamo risolto il tuo indovinello. Il minimo che potresti fare è darci una vera risposta. Ryoji non ci sta rendendo la vita facile. Un tuttofare che fa fare tutto a noi. Giustamente. Poi qual era l'ultimo che dobbiamo cercare? Uno spuntino da vicolo e l'ingresso in un edificio giallo. Edificio giallo. Edificio giallo potrebbe essere Tower Records. No? Vediamo se magari c'è qualche indizio da qualche parte. Sì, lo sapevo. Eccolo lì. C'è un codice a barre. Eccolo là. Scansioniamolo, amico. Cosa dice? Dice qualcosa di sicuro. Com'è elementare? È un gioco da ragazzi. La risposta la sappiamo tutti. O almeno dovremmo. Speriamo bene. Qual è il nome del tuttofare che state cercando? Wow, questo proprio non si sono neanche voluti sforzare. Ryoji. Ryoji, oh, ovvio. Right. Sì, mi sembra giusto. La nostra risposta è Ryoji. Tombola, il nostro codice è 7. Sarebbe stato indicibilmente imbarazzante dimenticare proprio il suo nome. Sì, è anche imbarazzante se lo avesse scoperto. Siamo troppo bravi a trovare indizi. Dovremmo fare il detective o roba del genere. Certo. Come no? Hello. Quindi ci manca solo lo spuntino da vicolo. Quale può essere? Dobbiamo andare in un vicolo. L'unico che mi viene in mente è quello dell'altra volta dove avevamo fatto la prima missione con Nagi che entrava nella testa di una persona, ma... Carfogus. Oh, il maiale, il maiale. Our party is equipped to win. Nero e bianco. Vieni qua.
On my mark. Double dummy. All together now. Great job. Oh cacchio, devo sconfiggerli in contemporanea. E questo renderà la cosa difficile. Fermo. No, pensavo di avercela fatta. E questa non è facile, Time to take out the trash. Eh no, questa non è stata facile. Questa non è facile. Ok, qua ci torneremo perché tanto dai, sappiamo tutti che si potrà ritornare in questi giorni o nei giorni che vogliamo. E quando avremo delle spille adeguate soprattutto. Allora, sto provando la spilla del fuoco e quella della roccia. Non è male, ma serve un po' per caricarla effettivamente. Quella invece del fulmine è buona perché colpisce anche più nemici insieme. Però non fa molto danno, anche se la folgorazione quando capita non è male. Il congelamento però è totalmente meglio visto che ferma totalmente i nemici. Comunque per Minamimoto la spilla invece, questa qua che fa tre cose di roccia, sì, è un po' meglio perché sono più di una, ma non fa granché. Vorrei trovare una nuova spilla per Rindo invece, perché non mi sembra faccia granché lavoro. Però vediamo, questa sale di livello, quella di Nagi. Ci arriviamo, dai, che manca poco. Ah, di poco così, dannazione. Torniamo un attimo a Minamimoto, rimettiamo... aspetta. Bella, questa è bella. Fa anche più danno di quella di ghiaccio, quindi. A Nagi... teniamo ancora la roccia per il momento. Possiamo usarla tre volte rispetto alla catena. E a Fret, visto che ci sono ancora gli squali in giro, lascerei il fulmine per il momento. Vediamo cosa diventa. Bacio del cratere, non male. Questa qua si evolveva, non mi ricordo. No, non si evolve, perfetto. Va bene, dai, abbiamo ottenuto niente di nuovo. Ecco, il vicolo deve essere questo. Però non è che c'è nulla da mangiare qui. Quindi vuol dire... eccolo qua. Ah beh, sì, c'erano le macchinette. Stavo per dire, vuol dire che è vicino da qualche parte. Guardate, c'è un altro sticker di Ryoji su questo distributore. Però possiamo comprare qualcosa, fisicamente? Sembra di sì. E su quella bevanda c'è uno sticker dei demoni. Ottimo. Oh, fantastico. E i numeri? C'è qualche bevanda con qualcosa stampato sopra? Sì, è lì davanti. Vedi tu. Il famoso succo dei sogni di Shibuya. Costa 5.000 yen. È qualcosa che si può bere, tipo, è legale. Non lo so, ma potrebbe darci un indizio a caso. Indeed. In caso. È effettivamente assai probabile. Aspetta, volete davvero comprarlo? Dobbiamo, quindi, non è che abbiamo scelta. Speriamo bene. Cavoli, l'hai comprata sul serio? Speriamo sia almeno buono. Bene, ora dov'è il nostro indizio? Non c'è niente di visibile fuori dall'ordinario. Forse la bottiglia deve essere svuotata per rivelare l'indizio? Sì, deve essere quello. Allora, chi lo vuole bere? Forse sfidarci a morra cinese può essere un modo equo di decidere. Per me va bene. Sasso, carta, forbice. È deciso. Esatto. E va bene, alla salute. Guardate, c'è un codice a barre dietro l'etichetta.
dietro l'etichetta. Una delle cifre è 5. Grazie per averci fatto trovare l'indizio, Fred. Avete compiuto il sacrificio nobile. Felice di sacrificarvi per la squadra, soci. Un attimo, c'è una specie di scomparto segreto sul fondo. C'è qualcosa dentro. Wow, solo 5.000 yen. Quindi siamo in pari. Lì oggi è stata molto premurosa a restituire il nostro investimento. Sì, è stato gentile, dai. Ci siamo, Twisters. Abbiamo il set completo di 6 cifre. E adesso... adesso dobbiamo chiamare Ryoji alla cabina telefonica vicino a Tower Records. Mettiamoci in cammino, lesti, giusto. 5.000 yen. Ah, due volte 5.000 yen abbiamo ottenuto, fantastico. Sai cos'è una cosa buona che hanno messo in questo nuovo capitolo? Il segnalino sulla mappa. Cioè, almeno l'indicatore che ti dice devi andare in quella direzione durante le missioni. Meno male. Una trasmissione. Salve pecorelle di Shibuya, è il vostro game master Shiba che vi parla. Spero che siete pronti all'azione per il giorno 4. Ho una notizia rovente per voi. Una delle nostre squadre ha già incenerito la missione di oggi. Il gioco va avanti normalmente senza di noi. Sarà meglio fare un bel po' di punti adesso. Io sento odore di fregatura. Sento odore di fregatura. Eccola qua la cabina. Ah no, allora, uno degli sticker, ti giuro, visto da qua che era sfocato, mi è sembrato il doge, non so che collegamento ho fatto. Oh, la cabina deve essere questa. E sulla nostra strada è un individuo sospetto. Quel tizio ha braccio destro scritto in fronte. Già, è un'aria davvero poco raccomandabile. Si potrebbe persino dire che sembra quasi addolorato. C'è solo una cosa da fare. Nagi, te la senti di invadere? Certamente. Preparatevi a sogguardare le profondità della sua psiche. No, quello lo fa l'altro. Che schifo di lavoro. Perché sto consegnando lettere ai clienti di Ryoji quando può semplicemente scrivergli un messaggio? Un momento. Non è che non si fida di me e mi dà compiti insulsi? Invadiamo! Sta sfidando delle meduse nella sua psiche. Ste musiche alla Kingdom Hearts mi piacciono un sacco, ti giuro. Oh, quello è triste. Madonna mia. Che colpo incredibile che abbiamo tirato. Beccati questo. E no, forse abbiamo preso tanto così di danno, ma stavo per dire, neanche un danno abbiamo preso. Che palle, spero di riuscire a prendere l'oro, ti giuro. No! Abbiamo mancato! Devo iniziare un attimo a regolarmi coi tempi delle... delle spille, perché se no io mi perdo via. Tipo adesso lo squalo ci fa perdere un sacco di tempo. Dai! Ah, mancato. Could have gone worse. Let's keep it going. I hear the worst. It's over. Preso. E siamo al bronzo, dio mio. Lo sapevo che perdevamo un sacco di tempo. Calculate this wind speed. Abbiamo perso troppo tempo con lo squalo, veramente troppo. Oltre che stavamo per crepare, ma... vabbè, più avanti riusciremo a farle meglio. Vediamo ora. Un vero amico non mi darebbe inutili lavori, mi affiderebbe compiti importanti. Sai che c'è, chi se ne frega di Ryoji. Ora butto questa lettera e chiudo i ponti con quel verme. Bravo.
E ora ha già perso due lavoratori. Tutto un tratto mi sento così allegro. E ora ho capito che non posso fidarmi di Ryoji. Di al cliente di iniziare con un simbolo e poi decrescere i suoi numeri. Che razza di lavoro sarebbe? Ryoji non si fida abbastanza per darmi un vero lavoro. Quindi perché io dovrei fidarmi? Ora basta, troverò un altro lavoro, un vero lavoro. Avete sentito? Simbolo e poi decrescere i numeri. Direi che abbiamo tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'inafferrabile tuttofare. Già, quasi mi spiace per questo tizio però. Starei qui tutti i giorni solo per dire questo. Poverino, non è per niente un bel affare. Vabbè, facciamo sta telefonata. Onimaru, avvicinati al bersaglio e colpisci. Continua ad attaccarlo per sferrare un fendente in alto a due colpi che lancia il nemico in aria. Vediamola subito, magari è buona per Rindo finalmente. Onimaru fa 214 di danno, anche se in realtà i pugni fanno più danno, ma la realtà è che non è vero. Quindi in teoria fa quella somma di danno, ma un pugno fa solo tipo 9 di danno. Non è moltissimo, eh. Per ora il vero problema è Nagi, che non abbiamo delle spille adeguate per lei, anche Minamimoto, per carità. Però lei di più, almeno Minamimoto eravamo per adesso ben messi, che loro due attaccavano e uno solo si caricava. Adesso con due diventa difficile prendere bene i tempi. Allora, le cifre che abbiamo sono 5, asterisco, 9, 2, 3 e 7. E dovremmo iniziare con un simbolo e poi passare dal numero più alto al più basso. Semplice, dobbiamo solo metterli in ordine. Devo farlo io? E chiamare Ryoji a questa cabina telefonica? Devo essere io a chiamare? Per la cronaca, lo avete deciso voi questo. Va bene, vuoi che lo faccia io o il boss? Temo di non essere abituato a parlare al telefono con gli estranei, ma se insistete... No, faccio io. Devo controllare gli appunti che ho preso e collegare il tutto. Ti prego, fa che sia giusta. Scusami, non potevi mettermeli di lato i numeri? Adesso devo fare lo screen solo per avere i numeri e mettermeli in ordine. Allora, simbolo, dal più alto quindi, 9, 7, 5, 3, 2. Oh, è il momento della verità. Ehi là, grazie per aver chiamato Ryoji il tuttofare. Ci vediamo di fronte a Tower Records tra un minuto. Ha riattaccato. Hey. Ti ha risposto, che ha detto? Beh, credo che fosse lui, ci aspetta davanti a Tower Records. Preferisci incontrare i clienti in città piuttosto che operare da un luogo prestabilito? Ma allora che stiamo aspettando? Andiamo a fargli visita a Tower Records. Si corre allora? E lui continua a spiarci, Eccoci davanti a Tower Records. No music, no life. È lui? Ma non... Ah no, non è il tizio dentro il negozio. Ehi, Tamarindo, guarda là. Secondo te è Ryoji? Eh? Oh, giusto, per forza. È un sollievo non dover parlare direttamente con lui. Emette un'aura davvero poco invitante. Questo è poco ma sicuro. Probabilmente è un rumore, vero? Se non è un rumore, non so cos'altro potrebbe esserlo. Sicuramente ha qualcosa che non va. Oh, è inutile. Era una persona completamente diversa al telefono poco fa. Sembrerebbe che sia afflitto da un rumore proprio come ci è stato detto. Ehi, Nagi, mi spiace chiederti di invadere di nuovo, ma ti dispiace? Ai vostri ordini, nobile Rindo. Bene, prima di cominciare, volevo solo ringraziarti, anche per tutte le altre volte. So che non è facile. Non c'è bisogno di alcun ringraziamento, nobile Rindo. Sto solo ripagando un favore. Inoltre, le mie recenti escursioni mentali sono state molto meno dolorose di quelle passate. Sicuramente grazie alla vostra compagnia. Beh, lieto di essere d'aiuto. Wow, boss, che momento toccante. Quasi mi sembra che siamo amici. Non mi pare che stessi parlando con voi. Ehi, dai, vienimi un po' incontro. Orbene, Ryoji, con permesso. Oh, c'è il maiale là. Carfogis. È più importante lui. È vero però, aspetta. Prima abbiamo incontrato il maiale e non siamo riusciti a farlo. Ma l'abbiamo fatto in difficile. Mi sa che posso ucciderlo solo con la roccia, vero? Ah, è vero, Nagi ce l'ha. Già pensavo devo mettere Minamimoto di nuovo con le cose da sottoterra. Invece ce l'aveva anche lei, che stupido. 0% di danni, ovviamente. Però, ecco, appunto, se facevo come le altre volte nel gioco precedente, se lo giochiamo in facile, possiamo sconfiggerli molto più facilmente. Non abbiamo il facile, ma lo sblocchiamo.
Va bene, andiamo dentro Ryoji. Mi sono beccato una fregatura. Pensavo di aver incastrato quel cliente, invece è stato lui a farmela. Vabbè, vediamo che cos'è il suo problema. Invadiamolo. Il fatto che lui freghi i clienti non è una bella, un bel inizio, eh? Non è una buona cosa da sapere, Ryoji. Cos'è? Un pesce palla cattivissimo. Ed è impaurito, gran rumore. Ti sarebbe piaciuto, eh? C'è da dire che questi qua... Oh, e basta un po' coi danni. No! Ero sicuro che ci fosse il... Ero sicuro che ci fosse il... Oh, e c'è... No! Perco... Era oro fino a 2 secondi prima! Era oro! Che palle! Ero sicurissimo di aver preso l'oro! E tra l'altro stavamo anche per creparci, eh. It's an honor to be recognized. E abbiamo preso una spilla di merda di nuovo. Si evolve questa, vai. Saiyu Samonji, ottimo. Speriamo faccia più danno. E vai. Cazzo, potevamo prendere l'oro per 2 secondi prima. O 5, non ho visto bene. Vediamo. Oh beh, ormai non posso più farci niente. Bravo lui che ha giocato d'anticipo. Tanto non ci metterò molto a rifarmi. Devo solo sgobbare di più con i miei lacchè. Ehi, merito vostro! Ora il mio amico può tornare a fare quello che sa fare meglio. Però va in automatico, quindi... Ehi, i nostri punti! Esatto! Quali punti? Ne lo sapevo! How vexing. Lo sapevo. I was just gonna have a friendly chat, player to player. But then I saw how gullible you were and I couldn't help myself. Che stronzo. So it was all a lie, the points, the privileges, everything? Yup, a big fat lie. E tu sei uno stronzone e spero che morirai. I knew it was too good to be true. Seriously? Oh, what's the matter? You mad, bro? Well, what are you gonna do about it? Beh, potremmo sempre menarti. Se vuoi. Give us a break, beef brain, we're beat. Easy there, fella. Ain't no need to add injury to insult. Chi è Ryoji? No, è Kariya. Give the newbies a break, man. È Kariya. Outsiders ain't having any fun, so you won't let us have none either, huh? Are you two like teammates or something? Afraid not, man. I'm flying solo today. Oh, gli hanno cambiato i vestiti. È sempre bello, però. Kokikaria is the name, and this is our game. Kariya! He's back in town! I know better than to make any loud moves with a Reaper around. But I gotta say, there's something strange about those powers of yours. A minute bet. To pick up, a lifetime to perfect. Let's just hope you discs learn to let loose before the week's over. Or before someone else sweeps ya. Sai già che tu morirai, sarà per mano mia, sappilo. Hey, thanks for stepping in back there. No need to thank me, man. Just doing my reaperly job for once. Vabbè. So this guy's a reaper too. C'ha le ali. Lord Window, today's results are in. E noi siamo ultimi. The Deep River Society managed to take down the target, but they couldn't unseat the Ruinbringers from the top spot.
Really grinds my gears that those liars are still winning. Don't sweat it. Just think of this as a learning opportunity, kid. It's non ti fidare di nessuno. World out there. Let your guard down, and someone's liable to swoop in and take ovviamente a bite. Gotta know who's got your back, and who's just looking to stab it. You're considerably more forthcoming with advice than the other Reapers. That's because the perché other Reapers lui è diverso. Are seeing the same team on top as I am. Figured I'd lend some fresh faces a hand. Shake esatto. Maybe even get you kids to ruin the Ruin Bringers. You feel me, man? I don't know. I feel like you're trying to trick us too, man. Guilty as charged. Not bad. Certo, ormai sounds lo like sa. You learned your lesson. Esatto. Didn't realize we'd be tested so soon. Well, you better get used to it, kid, cause this is just the beginning. Siamo solo al quarto You've giorno della prima settimana. Big shoes to fill here in Shibuya. Oh? Yep, we had a player come through once who ended up flipping the entire game. Lo so, lo so. Man, what a riot that was. Anyway, I'm looking forward to seeing what kind of trouble you stir up. The more trouble, the better, I'd say. Neku. It seems irresponsible of him to encourage us to make mischief. He's looking for a show, right? Might as well give him what he wants. Yeah, but we've got big shoes to fill. Yes, that player sounded like quite the living legend. Dang, a living lo so. Legend. Like Napoleon or something. Napoleon, he a caso. He is still living, isn't he? He hasn't been for several centuries. Ah, you're right. Must have been thinking of someone else. Napoleon, huh? You were thinking? Now that was cold. Surprised Fred knew his name. Esatto, ho pensato la stessa identica cosa. We agree to disagree. Huh? It's from Swallow. Lo sapevo che era Swallow, è l'unico che gli posso scrivere. Drago, come va la nuova recluta? That's so weird. They're still texting me like usual. But how? Perché Fred's anche lui nel gioco? E sempre due a riequilibrare la squadra. Wait a sec. Soprattutto mettendo in conto quelle nuove abilità. No, si è ambientata bene, qui non è come me adesso. Nintendo nella realtà, quindi ve la passate bene. Sì, dai, più o meno. Grazie per il messaggio. Il tuo social network è stato aggiornato. Oh! Chi è? Chi è? Cos'è? Una chiamata. Real Eyes Hides Lies.